Ciao, sono Vanessa Lorenzetti e oggi mi trovo nella cucina di Antico Molino Rosso. Andiamo a preparare insieme la pinza della Befana, un antichissimo dolce veneto con la farina integrale di frutto delle macine. Portate a bollore il latte, quindi aggiungete la farina per polenta e fatela cuocere per circa 20 minuti. Mettete in ammollo nella grappa l'uvetta. Tagliate i fichi a pezzetti. Versate nella ciotola della planetaria la polenta, aggiungete il burro a pezzi, i semi di finocchio tritati con un mixer o un teri, in base ai vostri gusti, e la buccia di limone grattugiata. Mescolate bene. Aggiungete poi lo zucchero. Lasciate intiepidire, aggiungete l'uvetta con la grappa scolata e i fichi tagliati. Aggiungete la farina e il lievito, mescolando sempre con la frusta cappa della planetaria, fino ad amalgamare tutti gli ingredienti. Accendete il forno e portatelo alla temperatura di 170 gradi. Versate l'impasto in una teglia rivestita con carta forno. Livellate bene aiutandovi con le mani, inumidite. Infornate per circa un'ora e mezza. Trasferite la pinza sulla griglia per dolci e fatela raffreddare completamente. Servite la pinza fredda. L'ideale sarebbe lasciarla riposare per 2 giorni. Buon appetito!